Complimenti a tutti e tre, i tre esordienti della serata. Ovviamente ci hanno anche detto che provano un po' in italiano, poi se non arrivano andiamo in inglese. James, insomma, sei contento oggi, titolare contro la Juve? Che emozioni. Sì, io sono molto felice per il mio primo inizio della Serie A. Sì, grazie mister, grazie a tutta la squadra. Stessa domanda faccio ad Axel, scuso Sulli, ma faccio un po' così. Che partita è stata? Quanto sei emozionato? Troppo d'emozione per il mio primo. Sono anche felice della partita dell'equipo, è mia partita. Noi adesso vai in vacanza un po' di riposati e ci vediamo a prossimi anni per un buon anno. Assolutamente sì, tornerò da voi perché adesso devo chiedere a Nicolò che esordio è stato, hai fatto anche due o tre interventi interessanti. Sì, sono felicissimo. Per prima cosa ringrazio tutto lo staff, il mister soprattutto, il capitano, tutti i giocatori che mi hanno aiutato da appena sono entrato, tutte le indicazioni che mi hanno dato. Giocare in questo stadio qua è fantastico. Sono da 13 anni qui e questa è la mia prima presenza in Serie A ed è fantastico. James, hai fatto una gran partita come tutta la difesa. Peccato per l'infortunio su un bel salvataggio. Volevi concluderla la partita, però va bene così lo stesso. Yeah, I felt very, very tired during the game. I felt cramped, but it was a difficult game against a good team, and yeah, we tried our best. Giustamente, James ci ha detto che si sentiva stanchissimo su quell'intercetto finale, dove poi ha sentito i crampi, è uscito, ma ha fatto comunque una grandissima partita. Axel, la tua partita, di fronte avevi attaccanti come Milik, poi anche sono entrati altri, Di Maria, Chiesa, però non hai rischiato nulla, sei contento della tua prestazione al di là dell'esordio? Sì, sono molto contento della mia prestazione perché anche primo, ma non penso a chi avversario gioca. Io solo gioco e ci vediamo alla fine. L'anno prossimo, insomma, sei pronto per Sì, giocare. sempre pronto per giocare in Serie A, sempre pronto per il club di Ludinese. Adesso ho finito la partita. Enjoy and finish. Chiedo anche a te, James, poi mi sposto ancora su Nick. Sei pronto per l'anno prossimo? Questo è stato un anno di preparazione. L'anno prossimo vuoi un ruolo da protagonista, anche fare più presenze in Serie A? Sì, sempre pronto. I'm always ready to play. I push. I give my best now to try and be in the team more next season, and yeah, I give my best, always my best. Ovviamente molto molto carico per questo finale di stagione e per l'inizio della prossima in cui vuole essere protagonista. Chiudiamo con Nicolò. Ovviamente delle emozioni abbiamo parlato, anche com'è bello chiudere questa stagione in primavera, insomma è stata difficile come è andata, però questa serata gli dà tanta spinta, tanta forza per ricominciare da quest'estate per l'anno prossimo. Sì, certo, questa giornata qua mi dà tutta felicità per continuare questo percorso e sono contentissimo, cioè, indescrivibile. Allora, io poi vi ho visto all'Ienz, tu e Piana, insomma, molto vicini, molti amici. Cosa ti ha detto lì quando è venuto? Ti batteva la mano sul petto e ti diceva qualcosa all'orecchio. Cosa ti ha detto? Mi ha detto, adesso vediamo se mi ricordo perché mi ha detto mille. Mi ha detto mille cose, non mi ricordo nulla. Perfetta, perfetta come chiusura. Vi ringraziamo ragazzi, complimenti, bravissimi. Riposate e l'anno prossimo pronti per fare grandi cose all'Udinese.